E poi a guardarli bene, questi millennials che scendono dalla metro e dai loro scooter con gli occhi del cuore pieni di timore e di speranza, non sono così diversi dai ragazzi di un tempo che arrivavano a San Siro col filobus nelle notti di Coppa, solcando la nebbia con l'anima che vibrava per Giacinto Facchetti, come per Javier Zanetti, come oggi per Lautaro e Dzeko. Se la vostra fantasia sarà capace di farli camminare fianco a fianco, vedrà che i ragazzi di oggi, come quelli di un tempo, hanno una sciarpa nera azzurra al collo ed una fede incrollabile dell'Internazionale Football Club. Buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, buonasera da Francesco Lepice che grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Bulgarini è pronto a raccontarvi l'ottavo di finale della Champions League, o come preferiamo chiamarla noi, la Coppa dei Campioni, tra l'Inter ed il Porto. Accanto a me, in postazione cronaca, saluto e ringrazio ancora una volta per essere qui con me, Fulvio Collovati. Ciao Francesco, buonasera a tutti. Penso che l'hai meglio di così non potevi presentarla questa gara. Recupera palla a Taremi, alle spalle di tutti Barella, ancora per Cialanoglu che riesce a divincolarsi dalla guardia dei due avversari e mettere in movimento Bassoni che supera la linea mediana del campo, anche la galoppo a Cioi cede sulla corsia di sinistra Di Marco e porta al cross, eccolo che parte in mezzo, secondo pallo va Lautaro Martinez senza nemmeno saltare, semplicemente incornando con la fronte il toro argentino, una traiettoria che però termina sopra la traversa della porta, difesa da Diogo Costa. Che opportunità per l'Inter. Cialanoglu con l'interno del piede destro, la traiettoria a rientrare verso la porta avversaria, tocca corto all'indietro al vertice per Di Marco che restituisce il pallone, la conclusione di Cialanoglu e la deviazione in corner miracolosa del portiere Diogo Costa. Questo è uno schema studiato da Piero Gentile sicuramente, con il centrocampista o comunque Di Marco che viene incontro alla testa del vertice dell'area, restituisce il pallone a Cialanoglu. Intanto prova Barella la fase di interdizione, viene attaccato però da Galeno che è più veloce, Crucis, Pepe in area di rigore, Uribe, João Mario viene evitato, pallone in mezzo, rimpallo che favorisce i portoghesi con una conclusione di collo esterno destro di Crucis con il pallone che finisce sul fondo. Qui ha rischiato è molto l'Inter, ottavi di 30 metri, va in area Uribe, colpo di tacco, Crucis, parte il tiro e poi il pallone che finisce sul fondo dopo la parata di Onana, il colpo di testa se non andiamo errati di Galeno che a porta vuota spedito la sfera oltre il montante destro della porta ormai sguarnita dell'Inter. Palla gol per il Porto al 37esimo, ma si rimane inchiodati sullo 0-0 quando questi palleggiano all'interno dell'area di rigore, non sbagliano nulla. Pallone collocato a mezza strada tra la linea laterale e il lato corto dell'area di rigore e del Porto, lato corto sinistro, fronte destro dell'Inter. Cialanoglu la tiene lì per Di Marco, traiettore a rientrare con il sinistro, la gira di testa con il miracolo di Diogo Costa. Il colpo di testa vincente sembrato essere è quello di Bastoni all'altezza del primo palo, vertice sinistro dell'area piccola, Skriniar in area di rigore, Barella prova a girare la sfera sulla diagonale del 25 che termina sul fondo per meno di mezzo metro. Opportunità per l'Inter, Lautaro Martinez che prova a saltare Pepe, non ci riesce, contropiede del Porto, velocissimo Rive, supera la linea media del campo, Taremi centralmente, a destra Ottavio, il pallone per il numero 9 con il destro, la mano di Onana che raggiunge la traiettoria lenta ma molto pericolosa della conclusione del 9, riesce a respingere, prova a intervenire Acerbi su un avversario, poi grande uscita di João Mario a destra, supera l'avversario, dà in area di rigore, arriva Zaidou, conclusione doppia, prima respinta e la terza è quella di Onana, la posizione di fuorigioco, ma attenzione che è successo veramente di tutto. João Mario che se n'è andato a destra, forse una manata per Di Marco che rimane a terra, va alla cross, prima conclusione respinta al portiere nell'azzurro, la seconda colpo sicuro con, se non andiamo errati, Skriniar o Acerbi che vanno a respingere il tiro, ripetiamo, a colpo sicuro ad opera dell'esterno sinistro Zaidou, il terzo tiro è ancora di Taremi da terra praticamente. Onana riesce a respingere, a quel punto però il numero 9 del Porto si trovava in posizione di fuorigioco, ma la doppia occasione c'è stata e come? L'Inter ha bisogno di un gol che le consentirebbe di affrontare con un minimo di certezza in più la partita. Guarda, di ritorno Brozovic, limite dell'area, poi arriva Lukaku, il cross in mezzo, Lautaro! Che non ci arriva per questione di millimetri.
davanti alla porta ormai sguarnita. Il toro argentino non è riuscito a toccare sulla cross di Lukaku, che era stato azionato dall'idea di Calhanoglu, che l'aveva praticamente smarcato all'interno dell'area di rigore da destra. Un cross che è partito rasoterra, rapidissimo, a pelo d'erba, per scavalcare la difesa delle porte, e c'era effettivamente riuscito Lukaku. Il cross in mezzo non c'è arrivato, ripetiamo, per questione di millimetri, di un soffio. Bastoni, si allarga Calhanoglu, Bastoni che va al traversone rasoterra, leggibile per Pepe, che allontana poi l'up and down di Uribe. I danni di Bastoni, il tocco per Ottavio, attenzione, contropiede del Porto, 3 contro 3, c'è Taremi da sinistra in area, il tiro, il pallone che finisce sul fondo, ha provato a piazzarla Taremi, ha sbagliato la mira, però sta concedendo troppo l'Inter in fase di ripartenza. Però pure... il Porto lo vedo in difficoltà adesso, sì, perché c'è l'Inter che attacca e lo fa Calhanoglu, avanza quasi al limite, Calhanoglu salta due uomini, termina a terra, calcio di punizione in favore dell'Inter, cartellino giallo per Ottavio, doppio, e il secondo rosso. È rosso, Porto in 10 uomini da qui alla fine della partita, mancano 13 minuti o poco meno salvo recupero, e l'Inter potrà cercare di sfruttare sicuramente la superiorità numerica. Ancora Calhanoglu per Brozovic, Barella, posizione di interno, parte la conclusione con il destro, con lo esterno, pallone che parte ma supera di un paio di metri largo il montante alla destra del portiere e della formazione di Sergio Conceição. Calhanoglu sovrapposizione di Bastoni, vediamo se va al traversone, il 95 parte adesso, prova Barella di testa, Dumfries dallo spigolo sinistro dell'area piccola, è arrivato Zaidou a scaraventare il pallone il più lontano possibile, lo cattura nuovamente Barella, lo cede a Brozovic, tutto dietro il Porto, Brozovic al piccolo trotto, Barella largo a destra, ancora una cross, Lukaku, palo, Lukaku, ha segnato l'Inter, ha segnato Romelu Lukaku, 40 minuti e 15 secondi sul cronometro, nel corso del secondo tempo Barella ha alzato lo sguardo e ha disegnato il suo rainbow, l'arcobaleno nell'area di rigore del Porto, lì si è alzato Lukaku maestoso a incornare con tutta la potenza possibile e immaginabile, scaraventando il pallone sul montante destro, pallone che è tornato in campo, il numero 90 era ancora lì, l'ha girato imparabilmente alle spalle di Diogo Costa e l'Inter è in vantaggio per 1-0. Beh, a questo punto possiamo dire che era un vantaggio che doveva capitare, un vantaggio meritato, soprattutto col giocatore più atteso, col giocatore che veniva dato nella formazione iniziale, col giocatore che è entrato, ha fatto un colpo di testa, ha preso il palo, il palo gli ha restituito il pallone e lui l'ha messa dentro. È chiaro che ha ripagato l'affetto da parte dei tifosi interisti, che ultimamente magari erano scettici nei suoi confronti, però devo dire che è saltato imperioso, completamente solo. Non era facile. Io non mi sento di dare la responsabilità ai due difensori che hanno fatto una partita strepitosa fino ad ora, ma è saltato imperioso e l'ha messa sul palo dove ha colpito il palo, e poi il palo gli è ritornato il pallone lì. Diogo Costa fulminato poc'anzi dal tappin vincente di Romelu Lukaku sul colpo di testa dello stesso belga che era andato ad infrangersi sul palo. Parte Calhanoglu, cross in mezzo, colpo di testa, Lukaku in area piccola, si gira a sinistra, miracolo di Diogo Costa, poi pallone che finisce sul fondo, incredibile. Due parate di Diogo Costa tra la fine del primo tempo e la fine del secondo tempo. La prima due miracoli su Alessandro Bastoni, la seconda su Romelu Lukaku, incredibile. 48 minuti e 30 secondi sul cronometro, sta per finire la partita, 30 secondi al termine dell'ultimo minuto di recupero concesso al direttore di gara, e quindi l'Inter che conduce per 1-0 sulla Porto. La rete al 41esimo di questa ripresa è griffata, Romelu Lukaku, una qualificazione ovviamente ancora aperta, sarà una partita durissima anche in Portogallo, gentili ascoltatori, ovviamente ve la racconteremo alla metà di marzo, dal primo al 90esimo minuto, minuto per minuto, così come abbiamo fatto stasera, e anche quest'ultimo minuto con l'Inter davanti, Gosens all'indietro, arriva Calhanoglu, traversone in mezzo, pallone allontanato, Lautaro Martinez in area, non riesce a saltare due uomini che ne chiudono l'incedere verso i 16 metri avversari, proprio in questo momento l'arbitro dice che la partita finisce, che l'Inter ha battuto il Porto per 1-0.
1-0. Che l'ha decisa? Romelu Lukaku al 41esimo del secondo tempo. L'abbiamo raccontata, Francesco, è stata una partita difficile, dura, scorbutica come hai sottolineato tu, ma non è finita, c'è anche il ritorno a Oporto. È un campo difficile, è un catino, come ti dicevo, è un pubblico che ti provoca, che ti trascina, e l'Inter dovrà essere grande. È stata per certi versi una bella Inter, anche quella di stasera, ha vinto secondo me meritatamente, ma dovrà essere grande Inter per passare il turno. E ci voleva una grande squadra per superare questo Porto. Questo Porto che è un'ottima squadra, veramente una squadra di livello internazionale, possono legittimamente festeggiare. Gli uomini di Simone Inzaghi sotto lo spicchio di stadio, la curva nord, il feudo del tifo interista. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Daniele Bulgarini e Gioele Campagna per i più che mai opportuni interventi. Accanto a me in postazione cronaca Fulvio Collovati. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ovviamente Francesco Repice, nel ribadirvi che l'Inter ha battuto il Porto per 1-0 nell'ottavo di finale di andata della Coppa dei Campioni, grazie alla rete di Romelu Lukaku a San Siro, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.